Ciao ragazzi, sono Matteo della libreria Sapere Ubic di Senigallia. Per la rubrica di Book Advisor oggi voglio proporvi un libro di un autore che io amo in maniera viscerale e un grandissimo autore, un autore che ha saputo veramente raccontare l'America come pochi altri. Parliamo di Stephen King, con uno dei suoi libri però meno conosciuti, ma uno di quelli che restano veramente nel cuore, e cioè Joy. Qui la storia è... Qui la storia di Devin, questo ragazzo ventenne, appena ventenne, che nell'estate del 73 si trova piuttosto spaesato sul suo futuro, ma anche sul suo presente. Appena uscito da una storia d'amore che ha lasciato parecchie ferite, e quindi decide di allontanarsi da Boston, dove si trova, per rifugiarsi a lavorare in un grande parco giochi, appunto Joyland, in North Carolina. E all'interno del parco echeggia questo fatto di cronaca della morte di una ragazza qualche anno prima in una delle attrazioni. Questo mistero rimane molto sullo sfondo perché in realtà ci si concentra proprio sull'estate di Devin, la sua amicizia che rinsalda e che trova all'interno del parco con i ragazzi che lavorano con lui, il mistero che piano piano vorranno risolvere e anche i segreti di un ragazzino molto più giovane di lui, di appena 10 anni, che soffre di una terribile malattia ma che ha anche un dono straordinario che lo aiuterà in questa sua ricerca. I motivi per... leggere Stephen King sono sempre tantissimi. In particolare questo romanzo, secondo me, va letto perché è una storia diversa da quelle più conosciute, ma ha tutti i canoni della narrativa di King. Quindi c'è la storia di formazione, c'è l'amicizia, c'è la storia d'amore, c'è anche tanta interiorità e contraddizione di un ragazzo ventenne che anche qui deve fare una scelta e non sa quale fare, e cioè qual è il suo futuro. E poi, insomma, c'è questo mistero che rimane un po' sullo sfondo, ma poi esplode, ovviamente, nelle ultime pagine, e che darà un senso anche alla storia di Devin.